Oh, buonasera a tutti, siete qui nella nostra casa perché purtroppo siamo costretti, questa è Giuditta e ovviamente siamo costretti a lavorare in casa, ma credo che anche voi possiate farlo tranquillamente da casa vostra perché quello che c'è, la nostra sala ormai è la nostra casa, non ne possiamo più, ma non fa niente. Allora, questo è un video dedicato principalmente al grado 3. Ma se qualcuno del grado 2 volesse provarlo, non c'è nessun problema. Però l'abbiamo pensato per loro, che sono un po' un gruppo di mezzo, un po' variegato. Lavoreremo sulle posizioni delle braccia, lavoreremo sul plié e sulla preparazione per i giri e per i salti. Quindi faremo un riscaldamentino, insomma, un po' particolare. Pronta Giuditta? Quindi da questa posizione sentite le vostre spalle per le dita, ricordatevi sempre la posizione di partenza, di sentirvi bene con i piedi appoggiati per terra, la schiena bella aperta. Porto le braccia in prima posizione già, no, prima, scusate, sto già sbagliando, una circonduzione delle braccia per muovere tutto il corpo, scendere giù, rilassati in avanti, e srotolare piano piano, torno su, faccio una circonduzione delle braccia dall'altra parte, scendo giù e piano piano vengo su. Da questa posizione finalmente, prima posizione delle braccia da sotto, bene giù le spalle, i gomitiati belli sostenuti, apro la seconda facendo un bel plié, con le gambe parallele, stretch delle gambe, vado in terza posizione avanti, ok? Da questa posizione rilasso tutte le braccia da una parte e il busto pure. Da qui ritorno su e faccio prima posizione, plié, vado alla seconda, stretch, vado in terza e vado giù. Da questa posizione salgo su e questa volta faccio la seconda, passo dalla prima e vado sulla quarta. Invece di rilassare, porto le braccia giù, ruoto il busto, il terzo occhio del ballerino, quello che apre verso l'infinito, guarda su, ritorno nella prima posizione, di nuovo vado giù nella seconda, passo dalla prima, vado nella quarta, I release dall'altra parte e mi preparo per portare avanti la mia gamba in quarta posizione. La quarta più profonda che avete, la sapete, la quarta deve essere bellissima, il vostro baricentro deve cadere al centro dei vostri piedi. Da questa posizione salgo in prima posizione, ritorno dall'altra parte, le braccia in terza belle pulite, torno da questa posizione, per poi fare un rilassamento delle gambe, del busto avanti, full circonduzione indietro, continuo a girare di nuovo, apro la seconda e porto di nuovo in prima. Lavoro bene con le scapole, lavoro bene con le braccia, eh? Avete capito bene? Lo volete rifare questo? Riproviamo e facciamo, proviamo un'altra volta. Facciamolo quarta e torno su. Quarta e torno su, rilasso, giù, giro, giro e apro dietro. Ok, a questo punto c'è il ritornello. C'è il nostro ritornello e facciamo già spade pure on the spot, lo sapete fare, quindi vado. Dietro, dietro, avanti, un piccolo kick. Ecco, quando tirate su, pensate di tirare sul ginocchio bello alto. Se anche tenete il piede non proprio aderente, ma l'importante è pensate al ginocchio, sempre mantenendo i fianchi dritti. Nel jazz le bure le braccia sono giù, quando faccio lo slancio le braccia vanno alla seconda. Ripeto, quindi fa de bure, kick la seconda. Di nuovo, jazz le bure, tondio, scivolo per terra. Si stendono contemporaneamente, lo sapete dalla classica, la tecnica è sempre quella. Ripeto, quindi fate pure dietro, giù le braccia, kick e stendo benissimo lì. Perfetto. Da questa posizione, fa debure, piccolo saltello, portando le braccia in avanti e poi verso qui. Di nuovo, fa debure, piccolo saltello. Concludiamo facendo step change destro, step change sinistra, per poi fare pa de bure on the spot, su giù delle spalle, e questo è il nostro ritornello, ok? Questa è la sessione, vado avanti, poi vi fermate se avete bisogno, fermate il video e lo riguardate, ok? Da qui mi giro di fianco, mani ai fianchi e vado nel mio forward stretch, bello dritto che sapete. Da questa posizione mi raccomando, la testa in linea, la schiena bella dritta, perpendicolare a terra, aiutandovi con le braccia, sapete già tutto, scivolo e vado giù in relax, appoggio le mani a terra e porto le gambe dietro, prima una e poi l'altra, e vado in planche, la press up position, la posizione delle flessioni, belle dritte, contenute, sossole, eh? Da questa posizione faccio il cobra,
mi allungo bene, per poi dopo fare invertire la curva, andare ben indietro, rilassare la schiena e salire in piedi. Lo ripeto ancora una volta e quindi faccio forward stretch, passo dalle ginocchia, poi vado giù, rilassamento, bene la testa molle dietro, cobra, e poi piano piano torno su. Da questa posizione, ve lo faccio vedere davanti, faccio un passettino in diagonale, vado in quarta e faccio degli isolation. E faccio fuori le parti alte del busto e poi fuori di nuovo. Due volte, sono due colpi solo della parte alta delle spalle, però lo faccio in alto e in basso. Dall'altra parte, su e giù. Perfetto. Benissimo. Da questa posizione faccio flick bow change due volte, flick bow change, una lungo laterale, rilasso testa e chiudo. Spalle, ripeto, flick bow change, flick bow change, allungo, chiudo e spalle. E questa è un'altra sessione. Da questo punto c'è un altro ritornello, quindi riprendo il mio jasper de bure, stavolta la gamba è tesa. Non mi importa che la gamba arrivi alta, l'importante è che i fianchi siano dritti. Tesa la gamba di terra, tesa la gamba che lavora. Adesso incrocio dietro e faccio il pas de bure incrociato per andare a fare laterale di fianco, laterale di fianco, ripeto in avanti facendo il nostro saltino, ripeto in avanti facendo un saltino, step or change laterale, step or change laterale, jasper de bure e le spalle. Perfetto! Ripeto tutto cominciando dall'altra parte. Padebure, teso, incrocio, 2, 3, vado lato, incrocio, 2, 3, vado lato, dietro, 2, 3, un saltino, dietro, 2, 3, un saltino, fare, step or change, padebure on the spot, e là, perfetto. Arrivati a questa posizione andiamo a terra, quindi lentamente scendo e mi preparo. Lunga distesa, le spalle rilassate, le mani rilassate, lo sguardo su. Mi raccomando, tutte belle, sentite il pavimento. Da questa posizione salgo e vado a prendere le mie ginocchia. Le apro, schiena bella dritta, rilasso il busto in avanti e poi srotolando da qui, srotolo, 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 srotolo e vado giù. Ok? Quando sono giù, continuo a sentire il pavimento sulle spalle, sollevo avanti il bacino più che posso. E piano piano scendo, cercate di usare tutta la spina dorsale. Lo ripeto, salgo su, apro, bella dritta, rilasso in avanti, srotolo tutto giù, quando sono giù spingo in alto sui piedi e scendo giù. Da qui, questa è una cosa che so che vi piace tantissimo, vado in candela. Candela, fletto le ginocchia sulla fronte, di nuovo la candela, apro, chiudo. E da qui scendo, piego, scendo, di nuovo candela, fletto le ginocchia, stendo, apro, chiudo, piego e scendo giù. Adesso salgo su col busto, rimango lì e cerco di tenere le ginocchia al petto più che posso stendendo le gambe. Stendo una gamba, scende, stendo l'altra gamba, scendo e rilasso giù, fuori l'aria, vado giù. Torno su, salgo su, stendo. Stendo e piano piano vado giù. Adesso salgo, apro le gambe alla seconda, mi allungo bene in avanti e poi proviamo ad andare giù da qui, scendiamo da qui, mentre scendo chiudo le gambe e vado giù. Lo ripeto un'altra volta, salgo su, apro la seconda, allungo il busto in avanti, spingo da qui piano piano sotto la schiena e vado giù. Adesso salgo e mentre salgo apro le gambe via. Salgo, pam, perfetto. Allungo in avanti, torno su, vado on the walk position. Ve lo ricordate? Una gamba avanti, una dietro, questa bella dritta, le spalle in linea, bene così, tengo la posizione. Adesso apro le gambe, le allungo più che posso, benissimo. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, ma di no, lavoro bene dentro le anche per girare bene, torno belle dritte, da qui piego una gamba avanti a metà, benissimo, piego l'altra e poi rilasso il busto avanti. Perfetto.
Adesso lo dobbiamo provare tutto con la musica. Siete pronte? Prontissime. Eccoci, siamo pronti per partire con la musica. Speriamo che funzioni tutto per benino e che voi la sentiate per bene. Partiamo con la circonduzione delle braccia, vi ricordate? Rilasso giù e salgo. 1, 2, 3, 4, rilassi. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, man, see you every time. And oh my eye, Vieni, fatti vedere Miele. C'è anche lei, avete visto? Ciao a tutti!